L'estate abruzzese si svolge tutta all'interno di questo porto turistico Marina di Pescara, con una delle più belle kermesse di spettacolo, danza, cultura e musica dal nome di Estatica 2014. Estatica è l'insieme, il percorso che ci condurrà in tutti i giorni dell'estate a svelare, scoprire spettacoli, intrattenimento e tanto altro ancora, ma noi sveliamo oltre, sapete perché? Perché sono le immagini che parlano per noi e per voi che non avete mai provato un'emozione così. Estatica 2014, tutto spettacolo sotto le stelle a portata delle vostre mani. John Scafford and the Uber Jam Band. You are a musician. What about your music? Improvising is the most important part. We love music, jazz and funk, and we love it and we like to play it, and it's our religion, you know. What are your inspiration when you play? So many inspirations from all the great music that we have studied and we love. And now the inspiration comes from the people who come to hear us, and you feel that they want to hear the music and that they love us. What do you think about this city and this city with your music? Well, I've been to Pescara now, I think 4 or 5 times over the years. It's always wonderful, and for music it's great here, and Italy is great. And we love to come and enjoy the seaside and the beautiful weather and the people and the mangia. What is in the future of John Scofield? I'm going to go to the hotel and go to sleep. Commento a caldo dopo un concerto live, una performance di John Scofield, io vorrei un attimino sapere com'è l'impressione. Molto bello, sicuramente molto coinvolgente, molto divertente. Ho visto che tutti si divertivano, tenevano il tempo con la testa e col piede, quindi molto molto bello, come sempre a Pescara Jazz. Sicuramente si viene trasportati da questa situazione perché è molto ritmata, molto bella, anche abbastanza comprensibile un po' per tutti, quindi sicuramente la manifestazione è molto bella. Gli artisti sono azzeccati, sono fortissimi in tutto il mondo, non è che lo dico io, quindi molto bene. Azionati, sassofonista all'interno di questa Pescara Jazz, ieri con Giorgio Telesforo in esibizione all'interno di questa manifestazione statica. Devo dire, una location particolare, ma come si è dimostrato il pubblico e soprattutto com'è in questa location suonare ed esibirsi e esprimere le proprie emozioni del suono? Beh, è meraviglioso, credo ancora di più per me che sono abruzzese, originario appunto di Atessa. Vivo a Roma da molti anni e ho la fortuna di fare questo mestiere, girare il mondo, e suonare a Pescara è chiaramente per me un grande piacere ogni volta che questo accade. E io sono cresciuto andando ai concerti di Pescara Jazz e quindi ammirando tutte le meraviglie che mi proponeva negli anni questo meraviglioso festival, quindi potete immaginare per me quale emozione è stata potermi esibire all'interno di questa manifestazione. Tu sei un chitarrista, sei venuto a questo concerto di questa Pescara Jazz. Senti, per chi non fosse un intenditore, come non si potrebbe descrivere questo artista in questo contesto di Pescara Jazz, per far entusiasmare tutti e avvicinare a questo genere musicale? Scofield è un chitarrista molto accessibile, quindi c'è un linguaggio moderno e orecchiabile anche per il non avvezzo a sentire molto jazz. Possiamo dire venite, venite, venite. Venite, venite, venite. Mille grazie, grazie mille.
Gabriele Caparezza, apertura del Festival Onde Sonore, dinamico, politico, creativo, artistico, polemico. Quale che scegli di questi aggettivi per descrivere questa tua prima performance museica, devo dire, in apertura sul porto turistico di Marina di Pescara? Senza dubbio artistico, perché tutti gli altri sono strumentalizzabili, artistico no. Essendo amico di Baldan Bembo, sono un silenzio che può diventare musica se rimo sghembo su qualsiasi tempo che frequenzo con l'audio. Stavo definito irriverente e tra l'altro sui generis, nel tuo modo di performarti nel mondo musicale, il messaggio che ti piace dare quando esibisci questa tua, questo tuo modo di fare arte? Ma in realtà il fatto che io venga definito come irriverente non l'ho mai compreso fino in fondo, perché vuol dire che io probabilmente lo sono di natura, ma non credo di esserlo. Cioè, sviluppo dei pensieri e non perché io voglia per forza suscitare clamore o sdegno, io voglio semplicemente esprimermi, no? E quindi non ho messaggi, paradossalmente, nessun messaggio se non quello di coltivare l'amore per la curiosità, neanche per l'arte, va? Perché la curiosità credo che sia il propulsore di non solo dell'arte, ma anche, che ne so, dell'informazione, della formazione. La curiosità noi molto spesso la tralasciamo, non la consideriamo così importante o la veicoliamo soltanto in ambienti come quello del gossip, che francamente non credo che possano essere formativi. In volo senza piume, in un volume di fumetti sotto il lume, non c'è paragone, basta una birra e fermentazione. Quello che volevo fare è creare un genere musicale. Sto andando verso quella direzione, cioè nessuno riesce a collocarmi, anche quando vado nei negozi di dischi non si sa mai il mio disco dove va a finire. A volte è folk, a volte è rap, a volte è rock, perché probabilmente è tutto questo, e quindi io sono contento così. Sono fuori dal tunnel. Se la dovessi descrivere questa location? Questo è musei, che è museale. Quando esco di casa mi annoio. Il brano che suggeriresti a tutti da ricordare e da cantare? Chinatown. Un piccolo accenno, vediamo se la sai. Vago dagli Appennini alle Ande, nel mio zaino i miei pennini e le carte. Dormo nella tenda come uno scout, scrivo appunti in un diario senza web layout. Il luogo non è molto distante, l'inchiostro scorre al posto del sangue. Io vorrei sapere se tu sei a conoscenza dell'origine del nome, perché Caparezza, almeno se sai qualcosa. Sì, perché la testa sua è rezza. Cioè? E c'ha la testa riccia. Balbetta, una landa lontana come una. Che cosa ne pensi di questa manifestazione statica che quest'anno ha dato sfogo a tanti artisti, tra cui anche quelli dedicati ai giovani? Che la rifacciano. I silenzi d'un tratto esplode come un crema. Viva Caparezza! Sì! Dell'Olivetti di Montanelli, le canne a punta cariche di nero fumo. We're so glad to see so many of you lovely people here tonight. Ragazzi, siete pronti a scatenarvi? Sì! We've chosen to join us here in the Palace Hotel Ballroom at this time. Buonasera e benvenuti in questa splendida cornice, appunto, del Wannabe americano. Sono sicuro che quando siete usciti stasera non pensavate che potesse esistere una band formata da sei musicisti, ma che fossero anche dei bellissimi ragazzi. Marco, ideatore, organizzatore di Wannabe americano, come mai questa scelta sul rock and roll? Perché diciamo che uno dei generi che più mi appassiona è, diciamo, ha dettato un po' gli stili della musica, perché tutto è nato negli anni 50. Tantissime persone, fa molto piacere questa cosa, perché cerchiamo di dare delle manifestazioni in tema anni 50, rock and roll, rockabilly, con moto, custom, caffè racer, macchine americane. Sono
sono qui con Greg di Greg de Frigidaire al termine di questa serata inaugurale di Wanna Be Americano e soprattutto di uno show veramente eccezionale, travolgente. Ma Greg, la verità, quanto è anche merito del pubblico pescarese? Molto, ma il tacolo senza pubblico non esiste. Per parecchio tempo abbiamo tirato su una band di doo-wop, che è questo appunto genere musicale di rock and roll a cavallo tra i 50 e 60, di intrecci vocali, e quindi nel 2012 abbiamo fondato i Frigidaires. Greg, secondo anno a Pescara, secondo anno You Wanna Be Americano, non c'è due senza tre, ti aspettiamo prossimo anno. Se Mr. Sburzo che gli dà di Castagnuelas, se ci vuole, se siamo già sul piede di partenza. Pescara, la prima volta ci sono appunto con questa mia band storica, i Jolly Rogers, moltissimi anni fa, quando all'Ammiraglia, quindi ci sono sempre molto volentieri. Poi ci abbiamo qui ritirato il premio Flaiano, quindi siamo onoratissimi di tornarvi. Quarta edizione del festival, quarta volta con Estatica, quindi non si cambia più, direi, è un'accoppiata vincente. Sì, squadra vincente, non si cambia, infatti rimane saldo questo accordo e questa piacevolissima convivenza con Estatica, Marina di Pescara. Infatti non posso che ringraziarli e ringraziare la Camera di Commercio per l'ospitalità, la Spray Records per la logistica, il service, il presidente Becci e tutte le altre persone che rendono ogni anno possibile questa manifestazione, assieme agli stand, agli sponsor, a tutti quelli che ci supportano e ci sopportano soprattutto. La Camera di Commercio di Pescara presenta la fiera regionale più esclusiva sul Fashion Wedding. Pescara Sposi 2014, l'11 e 12 ottobre al polo espositivo del porto turistico Marina di Pescara, dalle 15 alle 21. Un sabato ed una domenica dedicati agli esclusivi suggerimenti delle eccellenze regionali del mondo del wedding. Un'area cake design per le nuove dolci tendenze artistiche. Pocket Magazine, media partner della Kermesse. E momenti glamour d'alta moda. Pronti per il sì? L'11 e 12 ottobre al polo espositivo del porto turistico Marina di Pescara. Di di sì! FieraPescaraSposi.it. Diventa un nostro follower su Facebook. Fiera Pescara Sposi. Meravigliosa. La vedo anch'io, ma siamo in registrazione. E sono solo alla copertina. Guarda che il microfono è aperto. Le confessioni di Berlusconi, Veltroni, Vespa e poi le migliori feste e inaugurazioni di Pescara. Forse hanno fotografato anche me. Basta! Ci sono anche gli annunci immobiliari. Lo spot, ti prego. 20 secondi per parlare di Pocket. Fallo tu lo spot, io leggo Pocket. Pocket, il primo free magazine italiano da leggere, non da sfogliare. La Camera di Commercio di Pescara e la CNA di Pescara presentano Pescara Fitness and Beauty. Fitness, benessere e bellezza si mettono in mostra presso il polo espositivo del Marina di Pescara, la prima kermesse fieristica dedicata ai fantastici attori del fitness, bellezza, benessere, medicina estetica, nutrizione, con spettacoli, workshop, performance, convegni. Pescara Fitness and Beauty ti aspetta. Trovaci su Facebook. PescaraFitnessandBeauty.it. Vincenzo Marchionne Ricci, il direttore artistico del Blue Blues Festival, la prima edizione. Da dove è nata questa idea? Io so che lei è un grande amante del blues, ma ovviamente ci sarà anche una ragione per cui ha scelto di organizzare questo festival. Veramente io non è che ho scelto, sono stato scelto per il curriculum, per l'esperienza, ma soprattutto per la conoscenza del blues che ho in campo, diciamo, internazionale. Abbiamo ideato questo festival che ha voluto,
diciamo, rendere subito onore a quello che è una prima edizione, perché abbiamo pensato di fare un ponte tra il British Blues, che è un genere di blues molto importante in Europa, e Abruzzo terra di blues, perché noi siamo terra di blues. Risale a molti anni fa la scoperta del grande musicologo John Lomax di un bluesman abruzzese, addirittura negli anni 30 nel delta del Mississippi. Dunque il blues è presente in noi come è presente in tutte le parti del mondo. Direi una scelta più che azzeccata. Ma c'è una differenza tra il blues nostrano e quello british, o viene un po', diciamo, sulle stesse orme di quello inglese? Ma il blues è quello che abbiamo tutti dentro di noi. Il blues è passione, il blues è lavoro, il blues è emozioni. Tutti noi proviamo delle emozioni, lavoriamo anche in condizioni un po' strane, come lavoravano i neri nel delta del Mississippi o anche in America. Dunque il blues è nato tra gli schiavi d'America e poi, diciamo, si è trovata la sua casa in tutte le parti del mondo. Io dico sempre: abbiamo tutti un blues da piangere, che è la cosa fondamentale. Due parole su Dr. Feelgood, cosa ci aspetteremo questa sera? Beh, il Dr. Feelgood è una delle band più, diciamo, più importanti del panorama del British Blues. Se pensiamo che sono attivi da quasi 35 anni, hanno dietro il loro curriculum una trentina di dischi, è una delle band più prestigiose, una delle poche band che è riuscita a portare, diciamo, durante la sua storia, il percorso fondamentale che li unisce al blues americano, che è la mamma di tutto il blues, e trova casa anche in Inghilterra, perché gli inglesi per antonomasia hanno dalla loro parte una grande cultura musicale e non poteva mancare nemmeno il blues. Il Dr. Feelgood è, diciamo, l'espressione massima di quello che può essere attualmente, ma anche nel passato, del blues britannico. E sono qui con Kevin da Dr. Feelgood. Hi Kevin, nice to meet you. Hello, it's lovely to be here. I'm very glad that we are here with us, and you can visit Pescara testing local food, local drink. How is her food, her drink, her people? Oh, it's been lovely. All the people have been lovely, and yes, we've had plenty of pasta and good wine. Well, we play all the hits tonight and more, the songs that people expect. Don't have to say you're gonna love me till the end. What do you think about the Italian blues band? Well, this is the first time we've seen this band here, but we've played with many Italian bands in the past. We've always had a good time. Come sta andando la serata? Vi siete divertiti? Divertente, allegra, simpatica, buona musica. Un commento a caldo, com'è questa serata? Ti stai divertendo? È bellissima, la musica è fantastica, veramente stupenda, serata bellissima. Stiamo aspettando Teo Teocoli per il suo spettacolo Restyling e la platea già ci sta riempendo. Ci sono persone un po' di tutte le età, tra cui anche i giovani, e questo fa molto piacere. Cosa ti aspetti da questo spettacolo stasera? Allora, mi aspetto anzitutto di divertirmi e spero che faccia qualcuno dei suoi personaggi storici, tipo Felice Caccamo. Io sono venuta solo per vedere quello, quindi se lo fa sono contenta. Se no, va bene anche qualsiasi altro personaggio, perché lui comunque alla fine è comunque un grande, diciamo, interprete, quindi alla fine sicuramente ci divertiremo. Signore e signori, Teo Teocoli! Come on, come on. Sono già
venuto una volta e mi è piaciuto tanto perché alla fine è comunque un posto abbastanza ristretto, quindi non è di quelli super affollati, si sta bene perché comunque all'aperto, quindi è bello anche vedere quello che c'è intorno, quindi sì, se mi ricapiterà tornerò sicuramente. Tutti si comprano, bravo Teo, bravo, sei sempre bravo, siamo, andai a vedere la bacheca a fine anno e nonostante tutto mi avevano bocciato lo stesso. Signora Franca, è un grande piacere, è una grande attrice, un commento allora anche giustamente da una persona che conosce molto bene il teatro, com'è stata la serata? È stato uno spettacolo molto bello, intanto Teo Teocoli ha una grande voce, oltre ad avere delle, insomma, grandi doti interpretative, e uno spettacolo giocato molto sulla sincerità, quindi profondamente sull'umanità, ecco, un racconto molto vero. Molto sincero, e questo credo che abbia molto, come dire, insomma, colpito il pubblico, sicuramente me, ma ho visto anche tutti gli altri. Riuscimmo ad organizzare la prima vacanza della nostra vita. Io prima andavo in vacanza alle scuole all'aperto, che non erano altro che le scuole d'inverno, si stava fuori. Uno disse, ragazzi, noi se mettiamo via un po' di soldini, era inverno, autunno forse, mettiamo via un po' di soldini, possiamo fare una vacanza stupenda. Posto che è come un grande Luna Park, una cosa bellissima. Non è Pescara, se ve lo dico subito. Molto bravo nelle sue imitazioni, ma le imitazioni sempre così precedute da delle, così, delle spiegazioni, perché sono pezzi della sua vita, sono suoi amici. Quindi ci ha fatto rivivere anche una Milano di un'epoca che è anche ormai lontana, no? In qualche modo, no? Quella degli anni 60, degli anni 70, poi degli anni 80. Quindi veramente uno spettacolo molto molto bello. E partiamo! A 6 km da Milano, San Donato Milanese, ci siamo fermati in una piazzola per trasgredire. Abbiamo fumato tutti quanti una nazionale esportazione senza filtro. Facevi un tiro e cominciavi a sentire. Quella era l'unica sigaretta che ammazzava il cancro. Appena terminato lo spettacolo di Teo Teocoli, intanto se è piaciuto, se si è divertito? Sì, tantissimo, è un grandissimo personaggio, è prima sul filo della memoria, del ricordo e poi vabbè, il top con i suoi personaggi esilaranti e la grandissima chiusura con Caccamo che è stato veramente uno dei suoi personaggi principali, davvero molto bello, bellissima serata. Mi chiamo Felice Caccamo, è solo di Napoli, sono giornalista sportivo. Di due giornali. Che cazzo succede? Si avvicina al mare. Sono editore di due giornali, giornalista sportivo, editore di due giornali. Ovicolo, che ha venduto diecine e diecine di copie. E Financial Naples, che ha venduto manca una cazza di copie. E dalle rotative finisce direttamente nei CES. Un commento sulla serata, si è divertita? Abbastanza, mi è piaciuto tantissimo, è un grande, molto bravo Teo Teocoli. C'è quella gente, ma hanno giovani, vecchi, bambini, tutti quelli che sentivano un po' l'acqua che entrano piano. Piano, guardano, scherzate, mi raccomando, quando arriva qua si fermano e guardano l'orizzonte. Stanno pisciando, era tantissimo. Il momento più bello? Celentano. Io non imito Celentano. Lo sostituisco. E lui non si fa mai vedere, qui sono io adesso arrivo. Un commento sulla serata? Beh, sapevo che Teo era un grande comico e ho avuto, non ho rimpianto che sono venuto perché sono ancora in lacrime. Bella serata. Maurizio Di Fulvio, direttore di Concerti Sotto le Stelle, una platea, diciamo un
palcoscenico naturale come quello della Marina di Pescara ormai la vede con quest'ultima tappa protagonista per quest'estate 2014. L'importanza di tenere concerti di grande qualità in una città come Pescara e soprattutto in un palcoscenico come questo. Io direi che questo è un posto inventato per fare musica, siamo partiti in punta di piedi 21 anni fa, questo è il 21esimo anno, e poi pian piano siamo cresciuti, adesso siamo tra l'altro dentro un contenitore molto più ampio, più articolato che quello di Estatica, e questo chiaramente valorizza ancora di più la nostra kermesse musicale. La bellezza di questo posto è che si può unire alla bella musica anche una passeggiata, una cena al ristorante, e poi trovo che possa essere sì per gli artisti anche di grande e forte ispirazione. Ecco, Concerti sotto le stelle, un nome che prende origine dalla natura, le stelle, ad ispirare. Sì. Che cosa vuol fare e soprattutto che cosa vuol essere per chi ama la musica e sì. Chi ama la buona musica? Certo, per noi le stelle non sono quelle, diciamo così, che corrispondono ai personaggi cliccatissimi su YouTube. Per noi le stelle sono quei personaggi che realmente fanno buona musica. Io dico sempre che spesso non è il nome che conta, quello che conta è veramente poter conoscere le persone, andare oltre l'aspetto musicale e da lì possono nascere veramente delle esperienze formidabili. In questo il pubblico ci ha sempre seguito e ha sempre risposto alla grande. Però l'emozione di essere su questo palco questa sera, chiusura di questo sì. Programma davvero molto forbito di quest'estate 2014. Sì, direi che è la degna chiusura di una rassegna che è stata veramente molto bella e molto seguita, articolatissima, perché abbiamo toccato diverse situazioni, diciamo che ci siamo spostati, così mi piace dire, da un lato, da una parte all'altra del mondo, insomma dall'Europa all'America Latina, affrontando tutti i generi insomma che si conoscono della musica contemporanea, e direi che con la Ruggero possiamo finire in bellezza, perché abbiamo tra l'altro questa sera le sue interpretazioni in veste orchestrale con un direttore quale Quadrini, che è stato già ospite di questa rassegna, e tra l'altro ci ha fatto anche il regalo di portarsi dietro altri tre cantanti meno noti ma di grandissima elevatura. Roma, dove sei? Antonella Ruggero rappresenta la conclusione di una serata fatta all'insegna dell'estate 2014. Questo è l'apogeo, la musica, la sua estensione vocale che rappresenta la sua voce, che rappresenta un po' la musica a 360 gradi. Cosa significa esprimere la musica tramite una voce nella sua carriera, che è un po' la musica l'ha percorsa sotto tutti i punti di vista. Questa è stata una bella rappresentazione di musica varia, di artisti, quindi io concludo, sono felice di essere insieme a questa orchestra magnifica e con la quale ho già lavorato più volte, e se stiamo sentendo in sottofondo che bella sonorità, che bravura, e quindi sono contenta anche per questo. Chi è fondamentalmente Antonella Ruggero dal punto di vista musicale e vocale? Come rispondere a una domanda del genere in due parole? Sono una persona che ama la musica, questo sì. Dolce vita che te ne vai su. Cos'è la musica oggi per Antonella Ruggero? E concludiamo la manifestazione, così che porteremo tutti ad ascoltare buona musica. Per me è sempre stata come respirare l'aria, no? Che respiro, la musica fa parte della mia vita, come penso faccia parte della vita di tanti musicisti che sentono quello che fanno, che portano avanti a volte con impegno e difficoltà, no? Perché non sempre è facile. La musica dove arriverà in questa città di Pescara e dove la vuole far arrivare con Concerti sotto le stelle? Beh, io direi che abbiamo veramente toccato tante vette, l'importante è che ogni anno si riesca a fare un cartellone di qualità, perché il pubblico questo vuole. Qui chi viene sa che trova delle cose importanti, delle cose significative, e la gente riporta sempre a casa qualcosa di importante.
sulle note di Antonella Ruggero si conclude questo incubatore di musica, cultura, spettacolo chiamato Estatica 2014. Sono state oltre 50 le date live che hanno davvero caratterizzato questa estate piena e pululante di grandissime emozioni, una location sotto le stelle, un anfiteatro naturale che ha accolto tutto questo spettacolo per rendere una città, la città di Pescara, ancora più emozionante. Un ringraziamento al Porto Turistico Marina di Pescara che ha consentito la possibilità di unire insieme tutte quelle che sono le capacità artistiche di tantissime associazioni, a partire dal Pescara Jazz, a Concerti Sotto le Stelle, a Festival Onde Sonore, a Estatica in Piazzetta. Insomma, sono davvero state tantissime le caratteristiche di questa estate e quindi vi diciamo sempre di ricordare Estatica per ogni anno, perché sarà la vostra estate nel cuore. E noi di Weekend e dintorni continueremo per voi sempre a girare.